19:13 minuti di questo 25esimo giorno del mese di novembre 2020 qui a Radio 6. Siamo in diretta anche su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre, canale 5085 per chi ci seguisse sul chi ci volesse seguire con il decoder di Sky Q. Buonasera a tutti, noi siamo quelli della libertà, io sono Stefano Benedetti. In una giornata un po' così, vista la notizia legata alla scomparsa di Diego Armando Maradona, noi che parliamo, anche se voglio dire ovviamente con il cuore gonfio dei colori biancocelesti della Lazio, ma tutto il giorno parliamo di calcio, non possiamo essere tristi nell'aver appreso questa notizia legata alla scomparsa a soli 60 anni di quello che probabilmente è stato il più grande calciatore di tutti i tempi. Di questo ed altro ne parliamo con Stefano Mattei di Rai Sport. Ciao Stefano. Buonasera. Ciao Stefano, ben trovato. E anche con Alberto Abate. Ciao Alberto. Ciao Stefano, buonasera a Ciao, ciao, tutti. ciao, ciao. Allora, credo che sia doveroso lasciarvi qualche secondo per ricordare insomma, la memoria e la figura di Diego Armando Maradona e poi ci catapultiamo nelle vicende biancocelesti. Stefano Mattei. Bah, guarda, io ti posso dire un paio di cose per come considero Maradona. Sicuramente dal punto di vista umano un giocatore discusso e discutibile, ma come giocatore no. Come giocatore è stato senza Si alcun discute. dubbio, insieme a Pelé, il più grande giocatore della storia del calcio. Io ti posso dire un paio di Pensa che io aneddoti mi per sono far. pensa che io ho avuto una discussione con un mio amico pochi minuti fa, prima dell'inizio della trasmissione, perché secondo lui Van Basten era più forte. Ho detto scusami, No, 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 ma non no. scherzo. Maradona e Pelé, Io ho sì, detto senza ragazzi, ma alcun non dubbio, di scherzare. un'altra Grande categoria. No, campione Van Basten, non si discute, ce ne però sono tanti come Van Basten, appunto. tanti tra virgolette, Sì, ovvio. Però certo, Maradona però e Pelé no, sono. certo. Allora, io per farti capire per come considero io Maradona, ti posso ricordare due cose. Uno, anni fa iniziai un articolo per la Rai in questo modo. Non esisterebbe il giorno senza il sole, non esisterebbe la notte senza la luna, non esisterebbe il calcio senza Maradona. Ecco, io questo è il mio concetto, il mio giudizio su Non Maradona c'è come dubbio. giocatore, tanto per essere molto chiaro. E l'altro aneddoto invece per farvi capire lo spessore di Maradona dal punto di vista calcistico nei rapporti con i compagni, che i compagni hanno sempre avuto una venerazione nei confronti di Maradona e ti dico rapidamente il motivo. Allora, anni fa andai a fare un'amichevole tra Lazio e Siviglia, e quando nella Lazio c'era Gascogne e nel Siviglia giocava Maradona. C'ero E pure io a io, quei te Stefanino, Ah, c'eri pure, c'ero ecco, ti pure ricorderai che io. noi Come? viaggiamo con l'aereo della Lazio. Come no? Come no? Esatto. Io ovviamente andai a fare quella partita, ma il mio compito era intervistare Maradona e tu puoi immaginare, non è Vabbè. facile. Allora, tanto per farti capire chi era Maradona e come era giudicato dai compagni, io parlai durante il volo d'andata con Maurizio Neri, un'ala destra della Lazio, ha fatto due o Come tre stagioni, no? ecco, Maurizio Neri, Come Napoli, eccetera, eccetera. no? Come no? Io andai da Maurizio e dissi: Maurizio, io devo intervistare Maradona, tu l'hai avuto come compagno quando giocavi nel Napoli, perché non ci parli? Perché so, dice, guarda, io posso vedere, vi parlo e vediamo quello che si può fare. Andai a Siviglia, era un'amichevole, quindi non c'erano grandi controlli. Prima della partita io stavo in tribuna, Maurizio Neri era in campo e mi fa segno di andare giù in una saletta dello stadio del Siviglia. Andai in questa saletta e mi dice: aspettami là. Dopo un quarto d'ora entrarono Maurizio Neri e Maradona. E io ovviamente dissi a Maradona, dico, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Dice, guarda, quando un mio ex compagno di squadra ti chiede una cortesia, io sono ai suoi ordini. Io intervistai in esclusiva Maradona. Questo per farvi capire chi era Maradona nel rapporto con i compagni. Certo. Basterebbe parlare con Giordano, con Ferrara. Io ti posso dire che Bagni, che è stato nostro commentatore tecnico, Bagni ha ospitato a casa sua, in Romagna, per un mese Maradona, quando Maradona stava malissimo ed era veramente quasi sull'orlo della morte. Ebbene, lui lo ospitò un mese a casa sua e praticamente Bagni salvò la vita
a Maradona. Questo era il rapporto che c'era tra Maradona e i suoi compagni, perché Maradona non ha mai voluto un centesimo in più di tutti i suoi compagni dal punto di vista dei premi, di quello che c'era da spartire con chi lui giocava durante le partite. E lo voleva anche, lo pretendeva anche per il magazziniere, per il massaggiatore. Ecco chi era Maradona, un giocatore assoluto, il più grande insieme a Pelé, ma un giocatore che in campo ci metteva il cuore, ci metteva il suo genio, ma ci metteva anche tutto il suo amore per questo mondo e per i suoi compagni. E per questo i compagni lo amavano. Beh, insomma, sono state veramente delle belle parole quelle che hai speso e ci hai regalato su Diego Armando Maradona. Sicuramente saranno belle anche quelle di Alberto Abate, ma essendo più giovane, ovviamente, meno ricche di episodi del genere, no, Alberto? Ma sì, io ero chiaramente piccolissimo, ovviamente ho visto giocare Maradona soltanto nelle immagini di quando aveva smesso, fondamentalmente. Credo Nel sicuramente che. 97, 1997, l'ultima partita di Maradona. Sì, dicevo appunto, io all'epoca avevo 6 e 7, avevo 13 anni, quindi onestamente ho visto soltanto l'ultima parte della carriera di Maradona, che è sicuramente forse l'attaccante più forte di tutti i tempi. Io ovviamente da più giovane continuo a pensare che mi sarebbe piaciuto vedere Maradona insieme a Messi e Ronaldo, perché Sì. secondo me questi calciatori sono Sì, però a alla Messi e Ronaldo gli manca qualcosa. Pensa che ti arrivo a dirlo. La follia gli manca, la Non lo follia di so, Maradona. non lo so. Forse la follia, non lo so. Stefano, cioè, No, Messi e secondo Ronaldo me, stanno rispetto a anche. Messi, aveva il carisma, era Sì, era leader leader. Era leader, indiscusso bravo. dello Messi non è un spogliatoio. leader, bravo. Sì. Allora, Maradona da solo quasi ha fatto vincere all'Argentina un mondiale e mezzo, da solo. Messi questo non l'ha mai fatto. Ora, se ha intorno il Barcellona, Messi è indubbiamente il numero uno insieme a Ronaldo, ma Maradona trasformava giocatori mediocri in una squadra assoluta, perché nell'86 il mondiale l'ha vinto quasi da solo e nel 90 lo stava rivincendo da solo quasi. Andatevi a Sì, lo vedere quei compagni di perse in squadra finale con c'erano la con. Germania, come no, qui a Roma. E sappiamo tutti come, con un rigore, no? Eccetera, eccetera. Però andatevi a leggere le formazioni di quelle due squadre. Non erano formazioni straordinarie, ma Maradona le rendeva straordinarie con il suo genio e perché sapeva fare gruppo, sapeva unire tutti i compagni perché era leader. Quello che mi dispiace, ma Messi non sarà mai. Ragazzi, io ridò la parola ad Alberto, poi vorrei parlare un po' di Lazio perché altrimenti rischiamo di Sì, andare anche perché lungo. io sono di corsissima, se no non arrivo a chiudere il pezzo per il Ok, giornale. allora, come sempre, tu sei sempre de corsa. Sei ma malato e de corsa. O sei malato Bravo, oggi? Sei bravo. malato oggi? Lo sapete che i giornali ormai praticamente chiudono alle 8, Ah, quindi. certo. Senti, allora iniziamo da te. Siamo ovviamente nel bel mezzo della cronaca, non. Ovviamente questo lo dico a me stesso, poi voi fate quello che vi pare, visto che siete, come si dice, maggiorenni, adulti e vaccinati. Ecco, siamo però, insomma, vorrei restare nella cronaca rispetto a quello che sta succedendo ad Avellino, dove mi sembra che il presidente sia stato convocato dalla procura, no? Sì, Alberto. è stato convocato dalla procura, si è messo in fretta e furia in macchina a mezzogiorno con la sua scorta, è volato lì alle 14:30, è iniziato questo interrogatorio che è durato 3 ore, praticamente è uscito intorno alle 18 dalla procura di Avellino. Gli sono state fatte tutta una serie di domande che in realtà erano nell'aria, alle quali Lotito, in quanto persona informata sui fatti, quindi in quanto testimone, aveva l'obbligo di rispondere, non essendo indagato, perché l'unico indagato, lo ribadiamo in questo momento lì alla procura di Avellino, è Taccone, che è il Taccone. proprietario dello studio Future Diagnostica, al quale la Lazio si è rivolta ormai da maggio per processare i propri tamponi. Lotito ha risposto alle domande proprio sul perché si fosse rivolto a questo laboratorio ad Beh, Avellino. aspettiamo comunque i verbali, no? Aspettiamo i verbali e cercheremo di Sì, capire. aspettiamo i verbali, ha risposto comunque a queste domande, anche a
a tutta una serie legate agli allenamenti di alcuni giocatori che erano risultati positivi, insomma, tutta una serie di domande che leggiamo anche sui giornali ormai da più di un mese, perché questa questione va avanti da più di un mese. E poi ha ribadito un concetto che ormai ribadisce a chiunque lo chiami, questa non era una domanda, il fatto che secondo lui c'è un complotto contro di lui da parte di altri imprenditori, diciamo, fra virgolette, nemici. Va bene, Alberto, ti salutiamo e magari con calma poi parleremo di Lazio un altro giorno, ok? Ti facciamo Dai. chiudere il tuo articolo, il tuo pezzo. Grazie, grazie ad Grazie, Alberto ciao, Abate. ciao a tutti. Ciao, ciao Alberto. Stefano, una gran bella Lazio ieri sera, dobbiamo Ma io riconoscere. non vorrei spingermi tanto, tu sai che sono sempre abbastanza Sì, critico nei beh, confronti certo. della Lazio. Questa volta io ti posso dire che però io ultimamente sto rivedendo, forse, probabilmente, aspettiamo ancora test più probanti, ma sto rivedendo la Lazio del pre-lockdown, cioè di una squadra che in campo sta con la testa, ha gli equilibri giusti, ha giocatori che rendono al meglio, come era quella del pre-lockdown. Cioè, ieri è stata una partita che è finita 3-1, poteva finire 5-6, 7-1, praticamente Reina ha preso il gol e non ha fatto una parata. Sì, è vero, lo Zenit non è una grandissima formazione, però è anche vero che la Lazio in passato, anche contro formazioni di questo calibro, soffriva. Contro il Crotone ha concesso al Crotone un tiro in porta, cioè la squadra sta irritando dal punto di vista del rendimento. E ieri pure, se andiamo a vedere, mancava gente come Luis Felipe, come Radu, come Milinkovic, lo stesso Fareste, per non parlare di Lulic. Eppure la squadra ha mostrato veramente grande concentrazione. Adesso ci sono delle partite molto importanti, indubbiamente quelle di campionato. Io ritengo che la Lazio quasi sicuramente Beh, le si. basta un punto, no? Se ti riferisci alla Champions. Sì, io credo che quasi sicuramente, forse con il Borussia Dortmund, la Lazio potrebbe anche perdere, ma io ritengo che scenderà in campo contro il Bruges con due risultati su tre a favore, cioè pareggio o vittoria per passare il turno. Capito, però E... insomma, anche al Borussia, il Borussia anche se No, ne. certo, no, una partita non è persa, però se la Lazio No, perde però a insomma. Dortmund ci può Se, stare, no, vabbè, insomma, però no? se pareggiano tutte e due. Come si Ma dice? sempre due risultati su tre avrebbe a No, no, un disposizione. punto le basta alla Lazio per essere qualificata, eh? Beh, no, perché se la Lazio. Eh Beh, sì. sì, se, pre... beh, se no, perché se vince il Bruges contro lo Zenit ha sempre due risultati su tre. Perché Noi lo abbiamo fatto Zenit. ieri sera i conti e ci eravamo resi conto Scusami, che la Lazio è molto semplice: la Lazio è 8, è 8, giusto? sì. Con un pareggio va a 9, Va a 9. va bene? Il Bruges. Vince, va a 7, in caso di vittoria all'Olimpico passa il Bruges. Ah, ecco, quindi va a 10, È matematica. andrebbe a 10, quindi vabbè, Quindi sempre allora due non è un risultati su punto. tre. Quindi la Lazio può fare, in caso di vittoria cambierebbe tutto, ma un pareggio, una sconfitta cambierebbe poco ai fini del passaggio del turno, se soprattutto il Bruges Dovesse dovesse vincere. vincere contro lo Zenit. Però ecco, noi abbiamo visto una Lazio soffrire, perché era una squadra veramente rabberciata contro lo Zenit a San Pietroburgo, e abbiamo visto ieri la differenza, e io ritengo che quella differenza di valori tecnici potrebbero emergere anche all'ultima giornata con il Bruges, nel senso che la Lazio ha sofferto in Belgio, ma perché? Perché era una squadra, sappiamo tutti, che ha giocato anche con un primavera esordiente negli ultimi minuti, ed era una squadra veramente in grande emergenza. Quindi io penso che magari all'ultimo turno, ma questa Lazio dovrebbe spuntarla sul Bruges, quindi anche in caso di sconfitta, tutto da verificare contro il Borussia Dortmund, ma comunque dovrebbe superare il turno. Io penso che è in campionato che ci giochi molto, perché? Perché adesso ci sono tanti scontri diretti, la Lazio invece ha quattro partite, oltre a quella del Crotone già vinta, dove veramente potrebbe fare il bottino pieno e a quel Udinese, punto Spezia e presentarsi. Verona, Udinese, Spezia e Verona, E Benevento anche, se sì, non ricordo male. Udinese e Esatto. Verona in casa e Spezia e Benevento fuori casa. Esatto, io penso che questa squadra che ha recuperato Luis Felipe, che ha recuperato anche Milinkovic, Radu anche, quindi può fare un mini turnover. Ma Purtroppo ha perso Murici, ora non sappiamo per quanto tempo, si parla di un problema muscolare. sì, ma io penso che Caicedo, più che come terza Sì, per punta, va più carità. che bene.
anche perché io su Murici continuo invece ad avere grandi perplessità. È un C'ha giocatore bisogno che di appoggia tempo, bene la dai. palla, ma non segna, anche ieri ha avuto una grande chance e l'ha sprecata. Non ha grandi fondamentali perché ieri due o tre volte con il pallone non l'ha saputo mantenere, l'ha stoppata male la palla. Non mi convince, però diamo tempo e che figuriamoci. L'ha avuto Platini il tempo a disposizione quando è arrivato in Italia, figuriamoci Murici, però non mi convincono i 20 milioni spesi, ma quello è un altro discorso. Io penso che questa squadra veramente potrebbe fare un bottino pieno in queste quattro gare e a quel punto la classifica, che è estremamente corta, potrebbe sorridere alla Lazio alla vigilia di due impegni che saranno altri due teste, ma questa volta molto difficili, Col prima di Napoli. Natale, vale a dire Lazio-Napoli e Milan-Lazio. E lì si potrebbe capire che cosa vorrà fare da grande in questo campionato e lo ha. Eh sì, è proprio così. Staremo a vedere perché poi tutto dipende tutto da lui, no? Cioè, Sir Covid, ecco, no? Perché insomma Ma sì, sappiamo la che Lazio questo. credo abbia già dato, almeno ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo perché qui ormai tanto si vive, caro Stefano, si vive alla giornata, al minuto, agli istanti, ai secondi proprio. Non, Indubbiamente è un ecco. campionato non falsato, ma è un campionato anomalo, Anche su se questo non ci c'è sono una dubbi. cosa che sinceramente non capisco, ma è una piacevole sorpresa, intendiamoci, non è che lo sto, voglio dire. Cioè, Milinkovic è guarito in una settimana. Cioè, oggi è andato a fare le visite mediche perché il tampone era negativo quando era stato, diciamo così, fermato con la nazionale serba la scorsa settimana. Ma questo è un protocollo che indubbiamente Cioè, andrà riscritto, credo io che si va non. verso quella No, perché direzione. purtroppo no, ma c'è poco da direzionare. Se il tampone è negativo, cioè, quindi non è Sì, che se appunto, ma scappa. sai, No, però anche bisogna oggi sono vedere. morte 722 persone, non fraintendetemi, sto dicendo che in alcune situazioni evolve in un modo, in alcune altre, per fortuna. Ma Stefano, qui stiamo parlando di ragazzi super atleti di Sì, 25 anni, non di però sta persone che hanno scendendo per 50, fortuna. 60, 70, 80 anni con altre patologie, perché il problema è sempre Sì. quello. È naturale che se una persona di una certa età va in strada a torso nudo mentre nevica, non so se sopravvive. Se va un ragazzo di 25 Certo, anni non ci sono certo. problemi, e questa è la Comunque, colgo differenza, l'occasione per purtroppo. dirvi che a fronte di 230.000 tamponi, che è un numero piuttosto ingente, oggi si sono riscontrati 25.853 nuovi casi, che è un ottimo dato, perché insomma, più o meno a 230.000 tamponi corrispondevano 38, 39, 40.000 nuovi positivi. Quindi Guarda, stiamo auguriamoci che registrando questa curva 15.000 possa scendere, perché è in meno. fondamentale. Però ecco, io dico anche una cosa sicuramente impopolare. Non pensiamo Che di sia vivere il finita. Natale come sempre e non No. pretendiamo di poterlo vivere come sempre. Purtroppo Non dobbiamo possiamo vivere fare questo tavolate. Natale. Esatto, non In ci famiglia. possiamo permettere il lusso, cioè possiamo tra virgolette rinunciare ad un Natale come sempre, come negli anni passati, perché dobbiamo assolutamente evitare una terza ondata, perché non ce la possiamo permettere né a livello statistico purtroppo di vite umane, né soprattutto a livello economico. E quindi per un Natale capiamo il momento e quindi evitiamo di fare certi errori che abbiamo commesso. Diciamo in generale, che abbiamo commesso durante quest'estate, perché non ce la possiamo permettere questo rischio, perché una terza ondata sarebbe veramente delittuosa dal punto di vista, ripeto, delle vite umane e dell'economia. E per una volta, per un Natale, cerchiamo di viverlo in maniera diversa. Anche perché, voglio dire, si sta in famiglia senza magari fare le tavolate da 10, 15, 20, 30 Esatto, sarà di persone. viverlo Se magari in 4 a in 6 al 4, in 3, massimo. in 6, quello che è, insomma, quant'è la Esatto, tua ma famiglia? Quelli che abitano dentro casa tua, insomma, noi siamo in 4 e esatto, saremo noi è 4. quello che faremo anche noi, anche io Certo. personalmente, è ovvio, mi dispiacerà, però questa è la vita e non possiamo permetterci certi rischi. Grazie Stefano Mattei, buona giornata. Grazie a voi, buona Ciao ciao serata. ciao ciao, ringraziamo Stefano Mattei di Rai Sport. Noi ce ne andiamo in pausa, torniamo, apriremo le linee, chiameremo Franco Recanatesi e faremo gli auguri di 80 anni ad una persona. Linea alla regia.